Crisi produttiva, investimenti, ex Ilva e autonomia differenziata sono alcuni dei temi trattati durante l'incontro pubblico promosso a Bari dalla FIOM CGIL Puglia nell'aula Starace del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari. Focus anche sulle crisi produttive che interessano la Puglia, a partire dalla complessa vicenda del siderurgico di Taranto e le difficoltà del comparto automotive. Ci sono, diciamo, tre macro questioni che si tengono tutte insieme. Il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici, e la questione dell'autonomia differenziata che è direttamente riconducibile a questi argomenti e poi sullo sfondo purtroppo c'è anche la questione della crisi industriale con chiaroscuri sul territorio pugliese, più scuri che chiari. E c'è la crisi della siderurgia che è drammaticamente complicata, ma c'è anche la grossa crisi dell'automotive. L'iniziativa fa parte della campagna di assemblee regionali di delegate e delegati organizzata dalla FIOM CGIL. L'obiettivo è confrontarsi sullo stato delle trattative per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, oltre che la situazione industriale e occupazionale del paese in vista dell'autonomia differenziata. Per la Puglia ovviamente ci sono delle preoccupazioni notevoli, ecco perché noi siamo in campo, intanto per difendere i diritti fondamentali della nostra Costituzione, a partire dal lavoro, a partire dal salario, a partire dalla sanità, a partire dall'istruzione. È chiaro che nel momento in cui si decide appunto di governare il Paese con l'autonomia, questi diritti saranno differenziati. La Puglia al centro del dibattito nazionale ed europeo con la situazione dell'ex Ilva. Anche in Puglia c'è la caratteristica di alcuni pochi residui di settori produttivi industriali importanti rispetto al quale non c'è una scelta politica industriale. La questione di Taranto è emblematica davvero del modello, ma direi non soltanto di questa Italia, ma di questa Europa.